למה עליה ברכות רובות? כתעלות טוב בחיקה. תנדע עלינה ג'מיען בסחה, סלאם. ואללה יעוונסה, ויבארק אהלה, ולדנה, في هذا الزمن الصعب يحمينا من كل شر ويعبرنا بإذنه تعالى إلى الديمقراطية التامة والكرامة المحفوظة والحرية الحقيقية لاحترام بعض البعض والسقف دستور يضع الصليون لا غيره. والرحمة على الضحايا ويحفظ الله شهداءنا في دياره بدفن إبراهيم وجميع الأنبياء والصالحين. آمين. أما بعد، con profonda commozione ho salutato stasera alcuni siriani venuti qui, vedete, ovunque ci troviamo, e dicevo poco fa a Lucia che in 4 mesi di esilio ho dormito in 100 letti, dovunque ho incontrato i siriani abbiamo pianto assieme, ci siamo commossi assieme, andando col pensiero, con la preghiera, col cuore alle vittime di questa vergogna internazionale. Siamo andati col pensiero, col cuore ai nostri martiri, alle nostre vedove, ai nostri orfani, ai giovani costretti a prendere le armi, ai nostri ragazzi costretti a sparare sul loro popolo, alle persone torturate in carcere e a coloro che li hanno torturati, a coloro che hanno calpestato l'umanità dei loro concittadini e così facendo hanno umiliato la loro propria umanità. Onore, considerazione e riconoscenza a tutti coloro che soffrono per la libertà e per l'umanità in Siria. E vergogna, disonore, rincrescimento profondo, costernazione per il peccato d'omissione inspiegabile e difficile da spiegare per tutti coloro che lasciano questo grande popolo mediterraneo, questo grande popolo arabo, semplicemente questo pezzo di umanità andare al naufragio dell'indifferenza scandalosa della comunità internazionale. Ringrazio dunque con profonda gratitudine Lucia Mantoli di aver preso questa iniziativa che mostra la sincerità del suo amore per il popolo arabo in Libano, in Siria, e per la scuola ricevuta in questa città. Grazie a questo istituto, cercando la staffa, con lo stabile della staffa e Luigi Piastrelli qui a Perugia. Domanda di curiosità, Lucia, questo luogo che cos'era? L'oratorio di chi? Di un convento. Era l'oratorio di una confraternita, la confraternita delle Annunziate. Qui a fianco vi era un convento e poi rimase destinato a questa confraternita delle Annunziate, fu chiuso e poi fu riaperto a metà dell'Ottocento, fu riaffrescato, come lo vediamo, da Domenico Bruschi, che era un pittore che abitava qui vicino e che... Commissionato da chi? Dalla confraternita medesima. Quindi dai cittadini peruti. Esatto. Ecco, perché qui ci sono, diciamo, a colpo d'occhio, io ho detto inizio del Novecento, non mi sono sbagliato. Esatto. Qui c'è due temi in questa decorazione che ci riguardano. Uno è l'emancipazione femminile, perché
Bibbia, tutti gli esempi femminili per sottolinearli e naturalmente mostrarli come rilevanti. E attenzione, siamo in un'epoca che andrà presto alle suffragette, quindi non è banale. E la seconda cosa è l'ispirazione biblica tipicamente orientalista di quell'epoca. Si cominciano i pellegrinaggi a Gerusalemme, comincia la scoperta del Medio Oriente, se ne fa un'estetica e questi dipinti ne sono un chiaro esempio, forse starebbero bene in una mostra dell'orientalismo italiano, della pittura orientalistica italiana. Quindi e sono il segno di una preoccupazione che è estetica, ma che ha anche un certo gusto di ritrovare le immagini dell'atmosfera del Vangelo e che poi in un certo senso, se pensate, sono coeve di Charles de Foucault. Charles de Foucault ha vissuto a Nazareth più o meno alla fine dell'Ottocento, insomma in questo contesto estetico. Lui rilancerà questa estetica araba della Bibbia. E questo va insieme con quel movimento biblico che poi sfocerà da Ebergo, insomma, non c'è niente di banale in questa preparazione della riscoperta della Bibbia in ambiente cattolico. Sarà fonte di ispirazione, di grandi rinnovamenti. Dunque, poi alziamo lo sguardo, vediamo queste stelle con Abramo, che nella Bibbia e nel Corano è chiamato a guardare il cielo stellato, e proprio attraverso il cielo stellato va di oltre in oltre fino al monoteismo puro, autentico, indiviso. Allora, tanti auguri al professor Tosti e anch'io mi unisco ai ringraziamenti di tutti al professor Mazzoli. Dopo questi preliminari doverosi e affettuosi, purtroppo dobbiamo parlare di questa tragedia. Io mi metto gli occhiali perché vorrei citarvi quello che ha detto Monti, il primo ministro dell'Italia, in Israele. Di fronte a Netanyahu ha detto: l'Italia condanna fortemente le atrocità commesse dal regime siriano contro il suo popolo e chiede a tutte le parti di fermare tutte le violenze. In questo è nella linea della richiesta di tregua dell'Ibrahimi, il negoziatore dell'ONU. Venite più avanti, bisogna stare lì a mucchiare. Ciascuno che c'è un posto, qui c'è un posto qui davanti a tutti, e chiunque abbia un posto accanto a sé alzi la mano, così c'è un posto qui, ecco, chi c'è un posto accanto a sé alza la mano e così si trova un posto per quasi tutti. In arabo si dice: la casa di un amico ci sono sempre 100 posti in più. Fermare tutte le violenze e dare inizio a un processo politico che possa rappresentare tutte le anime del popolo siriano. Ma come si fa a dare inizio a un processo politico se non cade il regime torturatore? Che cosa si intende per processo politico? In questi giorni, anche in ambiente ecclesiale, a causa della presenza di alcuni importanti rappresentanti ecclesiali al Sinodo per la nuova evangelizzazione a Roma, si è molto sentito parlare della parola riconciliazione. E si spende la parola riconciliazione per proporre
frazione dell'attuale regime. Io sono costretto adesso, prima di tornare a questo punto, che lo metterei così, eccellenza, lo metterei come una specie di titolo, quale riconciliazione per i siriani di oggi? Quali condizioni per la riconciliazione? La riconciliazione la vogliamo tutti. Non vogliamo fare della rivoluzione contro nessun siriano. Vogliamo fare la democrazia di tutti i siriani per tutta la Siria. E anche più in largo, perché sarà una democrazia insieme con quella degli altri popoli arabi. In fondo, credo di interpretare il sentimento dei miei compagni siriani quando dico: non siamo mai stati tanto arabi come in questa primavera, nella quale i nostri giovani ci hanno insegnato a pensare in arabo, l'essere arabi, oltre l'associazione a delinquere dei nostri sultani e dei nostri dittatori. Allora, per chi in Siria non ci è andato, quante persone di voi sono state in Siria? Una piccola statistica. E quanti sono andati a Marmusa? Anche una buona percentuale. Allora, ricominciamo rapidamente, così un breve, brevissimo itinerario per ripiazzare la Siria al suo posto.